greci utilizzavano il termine chroma per indicare in origine la pelle, poi la carnagione e alla fine il colore, ed è proprio questo uno dei protagonisti di Eye Design, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione curata da Daniela Brignone. Nella sala Lanza dell'Orto Botanico di Palermo, ieri pomeriggio, l'evento Architettura Cromatica, un convegno sui temi del design del colore, alla presenza di esperti del settore. Il tema del colore è stato spesso, diciamo, visto come il fratello minore, ecco, possiamo dire, dell'architettura. Invece non è proprio così, insomma, la fase che stiamo vivendo ci dice e ci spinge ad approfondire e a ragionare meglio sulle scelte progettuali, appunto, che riguardano i cromatismi, che riguardano la scelta del colore e che riguardano soprattutto la rigenerazione urbana anche ai fini paesaggistici. L'incidenza del colore oggi sicuramente ha una ricaduta enorme su quello che è l'effetto finale, perché dobbiamo un attimino, la tendenza è quella di andare fuori, andare oltre, uscire fuori quello che è ciò che vediamo semplicemente depositato su un muro, cioè dobbiamo tirarlo fuori e crearne arte anche. Nuanze originali, la relazione tra luce e materia, la tessitura della superficie delle cose, il colore comunica e racchiude sensazioni. È un elemento fondamentale per la descrizione di un oggetto, ma allo stesso tempo assume diversificate e personali sfaccettature percettive. Il colore per me è vita. Provi a pensare una vita in bianco e nero. Il colore ti dà armonia, ti dà luce. Ti fa vivere. Se noi pensiamo, se prendiamo ad esempio una casa tutta monocromatica, tutta bianca, è un ambiente freddo, un ambiente che non ti esprime niente. Invece un ambiente colorato a me fa pensare ai bambini, alla gioia che ti possono esprimere i bambini. E i bambini che sono? La vita. A noi piace pensare che il colore deve essere oggettivato. Deve uscire, diciamo, dal settore soggettivo e quindi stilistico, più legato a un rapporto momentaneo e percettivo, per diventare invece qualcosa di progettabile e quindi di oggettivabile, con dei parametri, con un rapporto culturale, simbolico, di significati. Ed è un po' il lavoro del professionista che riesce in un ambito architettonico a implementare questo tipo di capacità.